tantissima anche la smorzata del messicano. Con tutta calma aspetta che la palla ribalti. Meglio questo, gran contropiede. Ecco che attacca Cooper Williams. E gran volo, molto pulita. Pulisce la riga in difesa Williams. Che bravo! Gioco Williams. Alla fine Cooper gioca bene. Bravissimo, il modo di annullare palla break migliore di questo non c'era, perché bene. Parità. La freddezza con la quale Williams nei pressi della... Oh là, bello. Che dispari. Sbaglia ancora Cooper Williams, allora grazie a quel break maturato nel nono gioco Rodrigo Pacheco Mendes stavolta non si distrae, porta a casa il primo set, lo fa con il punteggio di 6-4. Servizio e dritto, 40-0. E arriva e passa Pacheco Mendes, quindi un game che sembrava finito si riapre completamente da 40. Occhio, questa è una grandissima soluzione, molto intelligente, insomma intanto la grande corsa di Pacheco Mendes che riesce ad arrivare più per mettere fuori gioco l'avversario, era passarlo con un pallonetto e lui lo gioca tanto anche con scarso equilibrio. E grande risposta, beh qui ha alzato il livello e lo ha fatto in maniera importante. Entra con mono smash anche perché era da una posizione piuttosto defilata. Dritto che lascia completamente fermo Williams, 40. Non funziona il recupero. Ah, meravigliosa! Sicuramente la più bella delle smorzate giocate oggi in questa finale. 30 pari. 30 all. Resta in campo, una risposta colpita molto male col dritto da Williams. Ancora la smorzata, questa molto buona, ci arriva Pacheco Mendes. Però ormai Williams era in totale. Rischia qualcosa su questa seconda. Avanti. Ma
grandissimo passante di Pacheco Mendes, nonostante la grande, che possono veramente essere più che soddisfatti. E qui prima sbaglia la smorzata Pacheco Mendes e poi però sbaglia il recupero completamente Williams, che gli regala l'opportunità di passare. E qui si è aiutato col servizio, ma funziona anche qui bene il servizio, ma malissimo la palla corta. Scivola nel momento in cui arriva la smorzata, ma anche se non fosse scivolato molto probabilmente Pacheco Mendes e poi uno smash più che una volea alta da parte di Williams, che arriva subito effettivamente il 4 pari, uno dei game più rapidi. Bravo. Che bello. Contropiede, beh, sta giocando benissimo questo game. 40-15. Gran punto da parte di entrambi. Out, gioco, faccia come adesso. Tutti e due hanno tenuto il servizio. Eccola. Ormai è immancabile. Ben poco da fare. Grandissimo rovescio, quando è sotto Seven Volley l'ha tenuta in campo con il brillo. Seven Volley, e poi però come l'ha giocata questa volley in maniera meravigliosa. Parità, yes, seconda piuttosto profonda, ecco la palla corta, ci arriva Pacheco stavolta, ci arriva e recupera, racchetta a terra per Cooper Williams. Insomma, un game estremamente lottato che però si conclude nel peggiore dei modi per ora la battuta, il che significa che dopo il cambio campo il messicano Rodrigo Pacheco Mendes servirà per portare a casa il titolo. Williams per rimettere a posto le cose, il volo, no, vabbè, è arrivato anche un prezzo. Buona, questa è buonissima, non buona. Qui si mette in campo col servizio, mamma mia che bello questo rovescio, non aveva chiuso, non aveva potuto chiudere in realtà, più per spinto alla grande con quel rovescio finale. 30 pari a due punti da ancora, no, stavolta la smorzata non passa. Secondo, no, e allora possiamo dire che l'ha un po' sentito. È buona. Comunque quando fa partire lo scambio riesce a spingere e comandare, è tutt'altra storia. Sì.
difesa. Qui nulla può Cooper Williams al secondo match point. Rodrigo Pacheco Mendes si laurea campione del trofeo Bonfiglio 2023, è il primo messicano nella storia a vincere questo torneo, lo vince quasi dominandolo di fatto, ma non prima di una finale molto bella lottata, conquistata con il punteggio di 6-4, 7-5 contro un ottimo Cooper Williams. Tuttavia la testa di serie numero uno è stata strameritata per lui, il tennista messicano.